una scena, ragazzi, guarda là, tutti belli grossi. Se lo state domandando? Sì, oggi ho avuto l'ispirazione e ho rinnovato un po' di grafiche del canale. O meglio, abbiamo tolto roba e cambiato altra. E non so perché ogni volta che tolgo la roba a mio fratello, anche se sono io quello che dovrebbe essere la parte grafica, non so perché mi sento in colpa, perché siccome so il lavoro che c'è dietro e mi dà fastidissimo, fa Mirko, ti ho levato tutto questo. Oggi gli ho chiesto non una, non due, ma 20, ma Mirko posso? Mirko posso? E lui, ma sì, vai tranqui. Vai su? Remake? Cosa aspettarsi dai Pokémon? Allora, se fanno come sempre, dovrebbe uscire un remake, sì, e poi uno nuovo. GDR Open World avrà un solo slot per salvataggi manuali e automatici, come il primo. Ragazzi, perché è online. La versione PC sarà protetta da denuvo. Chi l'avrebbe mai detto? Il sequel di Grounded. Boh, non mi dispiacerebbe. No, anche perché Mirko, quanto mi do ragione, ragazzi, perché se no loro quanta roba ci devono ma non li facciamo vedere. No, ok, non sono merito. Anche perché, ragazzi, dai, parliamoci chiaro, quanta roba, ma mettiamo io sempre, non è che l'ho levato. Come vedete, nuova cornice. Dicevo, ragazzi, ha senso, perché per chi ha giocato Grounded, altrimenti c'è, cioè, quelli di Obsidian, fa quanto cazzo di roba ci metto dentro quel giardino, no? Che c'hai? Nulla. Gear 6 con Cliff B, vabbè. Da Take-Two a Diablo 4, 5 giochi PlayStation 5 con la co-op locale e lo split screen, vabbè, che ci sta. Pigeon Man disponibile gratis su Game Pass al Day One. Beh, senti, Square piano piano ritornerà da Microsoft, perché ultimamente Microsoft io è quella so che è quella più forte. L'ho visto, ma l'ho trovato terrificante. Vabbè. No, ma gusto mio. Comunque, ragazzi, Like a Dragon sta facendo l'ultimo Infinity Wilt, ma solo perché adesso sta cominciando a godere di più rumore. Ovvero, grazie a Judgment. Sì, no, è perché banalmente è un titolo che l'Occidente ha capito che esiste, e soprattutto l'Occidente ha capito che è divertente. Sì, ragazzi, sta arrivando questi qui, è come quello che abbiamo detto. Questo è arrivato, quello che abbiamo detto più volte, è arrivato in mano a qualche influencer più grosso, quindi anche l'altra gente ha cominciato a notare di Yakuza. Poi, come noi, stronzi come noi, sono usciti Judgment, che sono spin-off, quindi perché la gente aveva anche paura di iniziare Yakuza? Perché Yakuza comunque ne esistono 7, con lo 0, 7, ne sono usciti 7, tutte in inglese, e poi ti esce questo Judgment, che in italiano sai che è uno spin-off della serie, fai, oh cazzo, però Judgment è bello, poi giochi lo Judgment, cazzo è figo, poi esce l'ultimo Yakuza Like a Dragon, anche quello in italiano, fai... Poi mi viene anche da sottolineare una cosa. Poi questo è l'inizio di un nuovo ciclo. Poi mi viene da sottolineare una cosa. Sarà che noi siamo un mercato di caccole. Sì. Una fatta combinazione. Spesso e volentieri, quando un gioco comincia a esplodere, poi viene localizzato in italiano, quel gioco esplode a livello internazionale. Io non do. Facci caso, i giochi doppiati in italiano, cioè doppiati, che abbiano almeno i sottotitoli in italiano, che abbiano comunque la lingua in italiano, è un sinonimo di questo gioco, va in tutto il mondo. Sembra tipo bombolino di sicurezza. Cioè, se c'ha la lingua italiana, è un gioco giocato ovunque. Io stavo leggendo quello sotto. Perché in un gioco nel Giappone feudale ci dovrebbero essere combattimenti con le navi? Beh, il Giappone, battaglie navali? Sì, c'erano, ma le battaglie più storiche giapponesi sono tutte campali. Sì, quelle che... perché le campagne campali... perché, allora, lì devi vedere... Dico, avevano la flotta, ma il loro esercito più forte perché è quello che resta. Devi vedere... Che periodo prendi, perché c'è anche il periodo dei primi sbarchi degli spagnoli, eccetera, quindi comunque anche lì dipende dove vai a toccare, eccetera. Tutti però in immagini del film di Mario su Peach, cioè, allora, questo me l'hanno chiesto a me di chiedere un film immagine. Questo
No. No, è una merda. No. Ragazzi, questo dovrebbe essere tra l'altro la sua... No, ragazzi, no. È una merda. Cioè, c'è i 750 cosplay anche con l'ultimo gioco. Allora, volete saperlo come catturare un fortissimo boss con un glitch? Allora, dovete andare, farvi nemici, i cacciatori praticamente. Con questi portarli nella zona del boss, far sì che colpiscono in modo casuale il boss e non voi, a quel punto potete tirare la palward sul boss e catturarlo con tanto di tizio che li sta ancora in groppa, ah, che te lo lancia contro. Sempre che non l'abbiano corretto nel frattempo. Ma Vito, fai vedere quello? Un nuovo GDR, Action GDR RPG, quindi alla Souls. Paradossalmente, vediamo un po'. L'animazione mi ricordano molto di più Dragon's Dogma che un Souls. Ah, appunto, metti un attimo pause. Metti pause, ragazzi. Gli action RPG che ci hanno voluto mettere Dark Souls e Devil May Cry. Ragazzi, levate Dark Souls e Devil May Cry alla Dragon's Dogma. Cosa hai fatto? Mi sa che la cortina non l'hai messa. Mirko, no, perché andavi con la mano sotto. Mirko, l'hai appena messa con la... Ho capito, ma prima scendevi con la mano sotto. Scusami. Cosa sto prendendo? Che non ho capito. Allora. Ok, che sta facendo sta cosa? Non lo so. No, è tutto spallato. Aspetta, faccio capire io perché. Perché? Perché è nel cazzo di... Ah, che palle, sta cosa del... Ok, perché purtroppo ora queste due cose sono nello stesso aggeggio rompicoglioni. Ora vedi che se pigi uno poi te la fa fare tutte e due, non capisco il motivo. Vedi che un po' va sotto comunque e non è... Tirala fuori e risistemala e poi rimettila dentro. Infatti la vedi, sta smongolando tutte le cose. Qua sempre un pelo. Sì, ora è andato troppo sotto. C'è sempre una striscia sotto. Però cosa? Tirale fuori tutte e due, dai. Rifacciamo tutto. Arriva la piscia. A posto. Ok. Ah, ma perché è tagliata l'immagine? Scusa un attimo, trasforma. Mirko, metti tutti e due a schermo, poi li metti insieme delle piccole. Lo so, Andrea, grazie, buongiorno, lo so fare anch'io, grazie. E infatti lo stavo facendo mentre te lo stavi dicendo, grandissima testa di cazzo, se mi dai un attimo, grandissima testa di cazzo, la faccio, grandissima testa di cazzo. Posso farlo adesso, grandissima testa di cazzo, o c'hai bisogno di fare la grandissima testa di cazzo? Non so perché, però non lo fa più. Lo giuro, tiro una bestemmia, eh. Allora... Faccio così, guarda, le prendi tutte e due. Se io le se io questo e questo prendo, a parte quello è social rotation, non è la webcam. Vabbè, se io prendo questi due, lo metto dentro,
me le aggiusta lui. Leva, allora tiralo fuori e cancella quello. E comunque va bene ora. Ora va bene. Non so perché l'ha data per i cazzi sua. Poi c'è da risistemarlo quando si parte la metà. Sì, vabbè, quello non è un problema. A parte che se la tipo vi. Oh. Comunque questo non sarà mai il gioco neanche lontanamente. Ma non ci, cioè proprio. No, cioè, downgradato a dei livelli incalcolabili. A parte il fatto che già adesso vedo una schifezza da un punto di vista di, come si chiama, di hitbox, ma anche dall'impatto visivo è molto brutto. Guarda il cambio di luce, sembra quasi neo. Sì, decisamente non dice, cioè vedi che non c'è responso sui nemici. Ragazzi, ma io continuo a dire, tutti a spararsi sia che sulla Real Engine, ma per ora di tutti i video usciti con la Real Engine qui fanno tutti cagare la merda. Vedi tu che vabbè. Genshin Impact, cosplay di Furina. Oh. Oddio. Che continua a dire, l'unico problema di Genshin Impact è che ha inserito nel mercato una serie infinita di personaggi generici buttati lì, che se uno non ti dicesse che sono di Genshin Impact, per te sono personaggio anime casuale nello sfondo, sì. Puntata 6, tipo... tutti i giochi pubblicati dall'area studio, carino, è giusto che la gente non però infatti Drum Blue Fantasy vs Rising, fate l'arco 2B Nier Automata, c'è una data, vabbè. Guida ai Sujimon, ah questo mi sa che perché di ieri gare ciocono, io mi ricordavo, sì, avevo visto anche quello. Luce oscurità, questo cosplay italiano di Shadow e Karlach. Allora, Shadowheart ci può anche stare, Karlach è un po' posticcia, per il semplice fatto che semplicemente ti sei tirato addosso una secchiata di rosso. No, però un po' di dettagli ci sono. Sì, sì, per l'amor di Dio, però nel senso... A parte che, ragazzi, di Karlach cosplay più assurdo abbiamo visto, è di una pazza che si era fatta e cosa che si illumina. No, allora, per l'amor di Dio, ripeto, continuo a dire... Ah, bravo, vabbè, che no, non sono semplici. No, ok, per l'amor di Dio non dico di no. Però c'è, prima di tutto, di lei ha sbagliato... Guarda anche le altre. Le altre pagine. Cosa semplicemente hai sbagliato la cromia di tutto il vestito suo. Lei non si veste di nero, per esempio. E soprattutto, ripeto, cioè il colore te lo sei tirato talmente tanto a secchio addosso che potrei dire anche delle altre cose, ma non lo dico perché no, no, a me dal punto di vista fisico quello mi interessa relativamente poco. No, un'altra cosa, vabbè, perché se no il rosso non mi dà fastidio. Anche perché banalmente Karlach comunque un bel... No, sì, 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 appunto, lascia starmi, se no me la fai scappa, stai zitto. Svela i segreti della Lord dell'intero regno in una guida di 36 ore. Svela i segreti. Fai vedere. Dopo. Quale. Di chi? Lord di Elden Ring parte 1. Situazione Shadow of 3. È già un incredibile videoguida da 36 ore. Cioè, ragazzi, 36 ore sulla lore di un gioco. Puttana miseria, raga, state malissimo. Acchiappali tutti. Ti ricordi prima Pokémon che hai catturato? Ah, Californication, te lo ricordi? Tecnotto Nevergrave, Metroidvania Simon Knight, creatore di Palworld e in wow, quello che si era visto, quello col cappello. Mm-hmm. Perché no? Per forza ci vuole poco di Palworld. Io comunque sono sicuro che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale. Sì. Troppo veloci. Inizia a giocare. Ma che com'è possibile? Hai fatto uscire già un gioco così grosso in multiplayer come Palworld e già vuoi fare uscire un altro gioco? Sì, infatti. Così, vedete le versioni fisiche PS5? No. Cosa c'era?
Ma di delle remake? Stampato sul Blu-ray delle remake, la figura e il protagonista del gioco nella sua forma materiale. Ma il bello viene al momento dell'estrazione del disco. Sul fondo del suo leggermente infatti usare lo stesso personaggio nella medesima pose ma in forma spettrale. Ah, carino. Cioè, se te lo vedi nella sua forma normale. Demon's Souls a oggi continua a essere il mio gioco preferito di From Software. Allora, ragazzi, ho provato a rigiocarne altri, ma le sensazioni che ti dà Demons, quanto ti schiaccia Demons e quanto ti fa sentire veramente di essere qualcuno che affronta qualcosa perché vuole affrontarlo, non c'è più stato nessuno. A me questo è una cosa. Ora, capisco che Mortal Kombat è di nicchia, però di Dio, i picchiaduro, eccetera. Però ragazzi, sì, ma sono una cazzata. Allora ne ha fatte 6. Lo so. Cioè, ragazzi, io non so che dire. Io per è colpa anche nostra, l'abbiamo comprato. Stiamo nostra, male. Nostra, ora parliamo del nostra, non è colpa nostra. Cioè, il buongiorno è davanti, andiamo a 6.000 download. Vabbè. 24, cioè, quindi abbiamo visto 24 milioni di copie, però. E non l'hanno messo nei Games Award. Cioè, ho 24 io, non, io ancora oggi, cioè, per te, me allora, perché questo non è per dare un demerito a Hogwarts, eh. Per amor di Dio, ma cazzo, 24 milioni e Mortal Kombat 3? Cioè, com'è possibile? Come? Io non lo so, però continuo a trovare inaccettabile che non sia stato candidato l'anno scorso che avesse fatto il Game of Year. Bad Boy Kart è stata, ragazzi, una pugnalata di Sony. Cioè, ma un fan ti fa una cosa del genere... Ma io lo sci, ma che te frega? No, le proprietà intellettuali sono proprietà intellettuali. Ho capito, ci fai più bella figura a fanno sci, perché faresti più bella figura che fanno, lo sai? Che invece stai per la pubblicità. Anche perché non ha messo niente di volgare. No, infatti era... È una cosa carina, anzi un tributo. Anzi, se io fossi From Software, chiamerei in realtà Sony, fa, guarda Sony, ma lascia, io lo fa. È un tributo e un omaggio ai miei titoli. So che il brand è tuo. Sai qual è il problema? È che poi dopo te non sai come verrà gestito quel gioco. Cioè, tu lo vuoi o meno, se è un brand tuo, tu lo gestisci come ti pare. Se quello è un tizio fatto da terzi, fai. Non ho potere su quel titolo e può succedere di tutto. Quindi lo metti nel tuo store e fai parte dei ricavati, vengono miei e te lo gestisco io. Quello già è puoi farlo, il brand è tuo. Nulla ha detto che magari Sony da dietro fa o lo cioè o me lo fai gestire a me dando. No, gli ha detto proprio apertamente devi cambiare il titolo e cambiare tutti i riferimenti quello sì. Che praticamente mi ecco perché non si trova, perché non cazzo, io non ho capito niente. Infatti guardavo il cavolo e fatto ma che cavolo è lì? Niente. Un bambino. E intanto vi intrattengo con questo moto ondoso perpetuo. Vedi? Per cazzo, quello fa un cazzo. Ditelo, vi piace, vi insinua pace e tranquillità questo moto ondoso perpetuo. Perché ce l'ho fatto. Perché mi ci voglia tanto? Pazzo. Mirko lo sai che è un essere maiallo. Oh yeah. Poi lo vedi e lo picchi come un animallo. Oh yeah. Sei veramente struz. Se vede un bel drac. Ora si guarda se webcam e tutto va bene lì. Non ho visto dove era prima. No, per vedere se è abbastanza cosa per un perché poi mi ricordo cosa copriva lì sopra. Mi pare una cosa dell'interno. Perfetto, guarda. Dove dovevamo andare? Boh, dove ti pare? Me lo sono salvato. Qui ora devi esplorare. Mi ero fermato qui perché c'era da esplorarlo. Forse è indietro. C'era i salti. Io ero venuto solo veloce qui per salvare Mirko. Di sopra però come ci si arriva da salvo? Fa. Ah.
C'è un doppio sprint? Vediamo se invece ci riesce di provare ad andare verso sinistra. Tanto qui c'è un muro, andiamo a vedere, dai. C'è un muro, una zona che ci si può entrare. Bravo. Io devi saltare. Io infatti ti ho detto salta. No, perché sei sprintato, non hai saltato. Era faticoso, ho capito. Sinistra. Mi saltare qui a sinistra. Sì. Perché io questo mi ricordo di averlo fatto una cosa del genere? Ah, perché mi sa che l'avevo iniziato ma non l'ho fatto più, non l'ho finito. Più basso. No, schiaccia. Che cazzo sono? C'è da rifare tutto il pezzo di prima. Fatta subito. Sì. E qui ci siamo passati quello short. Non solo, a quanto pare. Quanto de... No, ma i sigilli sono già aperti tutti, era semplicemente proprio in questo. No, no, pure sono i sigilli, bisogna ancora finire di aprire, bisogna andare ancora più giù, Beh. Infatti ora possiamo andare più giù. Tanto salva. Giusto. Ma io se ti meno... Lo fai tutti i giorni. Denuncia la cura. C'ho decisamente prima di farmi tutta la cazzo di strada. È troppo leggero, con un po' di prendino. Ora però il problema è cosa la parte sopra, comunque non c'è. Ah, questa però la lascio lì, andiamo avanti là per vedere se fa il giro e ritorni da sopra. Ti sto scappando la qui, ti vedo. Io non so cosa vuoi tu nella mia vita, sul serio. Non lo so. Mi pezzo questa abitudine, perché? Quindi qui ci arrivi e comunque non va su, quindi c'è un, ci resta un modo. Comunque stavo pensando, no? Se non ci si mette qui dove? Più del mezzo qua copriamo tutto qua, le stelle giù che copre meno e stai fermo lì. Non l'avevo messo attaccato io, vabbè. Ho fatto perché ti dava fastidio attaccarli a bordi. Ok. Tanto va bene, c'è la gente abituata a vedere le telecamere degli streamer tipo a metà. Però non mi ci fa saltare, merda. E dici che se scendi abbastanza coso ci arrivi praticamente scivolando? Aspetta. Secondo me non andava fatto così mai nella vita, però vuoi sapere? No! Oh, coglione! Sei un coglione! Le trappole fanno male anche a loro! In realtà secondo me sì. Ok. Tutto ma io.
Però ora mo non lo so perché lì non ce l'ho mai. No, però mi sento sconfigge. Ah, qui ci si arriva, se non arriva. No, probabile. Ah. Sicuro? No, probabile. Forse. Però già una parte l'abbiamo vista. Andiamo a vedere giù. E qui l'uscita? Bastardo. Ah, madonna, non bello così tanto il... Vuol dire che l'hai fatto molto dopo. Ah, sei qui. Ah, oh. Vabbè. Hi, Sargon. Lend me your eye of the one... E la madonna! Comunque sì, ah no, a parte è chiuso! Quindi, so per fare, io continuo a ripensare che ci sarà un doppio salto. Comunque questo è chiuso. Era trovata una palla da qualche parte? Mi pare di sì. Ora, dove? Non me lo ricordo. Però mi ricordo di averla vista una. Oh, perché mi faccio così schifo oggi? Non lo so. Perché sei tutto convinto di aver fatto le cose a modo, invece no. E che è questo? E che video passerebbe? Questo è il tuo problema. Ma che mi vibra in modo strano il pad e qui mi sembra con troppi osi sudognoli. Dai. Combattimento? Ed è come se tanto non dovessero capitare sempre a me. Veramente l'ho montata anch'io un po' di salvo. Ma no! Ah no! È una sfida! E salta subito. Cosa bisogna fare? Quel pulsante. Fa fare l'attacco in giù. La madonna. No, non è questo il... Buonasera Legend! Che ne pensate di Nevergrave? Non so cosa sia. Nevergrave, The Witch and the Curse. Ah, l'altro gioco di quelli di Palworld. Sì, si è visto che anche quella è esattamente una scammata come quello di come Palworld, esattamente. L'ho fatto fare l'attacco a terra? Sì. Non capisco. Mirko prova. Allora, vai lì sul poso, mettici R1, salta e ripisce subito R1. Tanto curati. Aspetta.
Vai. Forse ci devi stare un tot di tempo per quello che l'ho detto. La madonna, però l'ho saltati, Joe. Perché aspetti, quando scendi devi saltare subito. Non devi aspettare, salta. No, devi pigiarla appena. Appena salta. Appena loro si schiacciano devi ripremerlo. No, perché me lo conto come danno. Ma infatti la pedana non si deve abbassare. È una, è qualcosa che bisogna fare lì. Anche perché di tutti i poteri che abbiamo, abbiamo questo. Quello dell'esplosione non avrebbe senso. La soluzione è la pedana. Se ci lasciamo solo l'immagine di te, basta. Capisco, per ora l'ha sempre fatto con i poteri. Spararci con l'altro mi sembra scemo, vero? Entrare nell'altro mondo. Si attivano uguale. Oh mio Dio, che cazzo vuole? Non sto capendo. Prendere una palla e lanciarcela sul pulsante, tante volte l'ho premessa davvero lanciandoci. Oh, proviamo tutti i poteri che abbiamo o no? Sicuramente quello della palla avrebbe senso. Perché devo capire. Quindi proviamo a saltare proprio sopra e poi lanciare. Perché ti ricordo che la puoi direzionare. Salta in direzione perché ti si rallenta. No, ha fatto niente. Ragazzi, non sto. Prova a lanciarci lo shuri, ma per me non ha senso. Non lo so, non è.
Però mi pare strano che tu debba prendere un oggetto così. No, non è così lontano. Non devi prendere forse il pulsante quello, vero? Ci deve essere qualcosa che non ho capito. Anche perché per ora tutti gli enigmi visti sono sempre stati tutti qui. Ah, e se bisogna saltare da più alto? Capito? E arrivi in giù in picchiata? Anche perché di solito la soluzione è sempre di questi qui, è sempre così. No, non sto capendo, ragazzi. O ci manca un potere. Oh, questa io davvero non la capisco. Intanto per ora... Faccio la foto. Anzi, almeno così si capisce un po' meglio. No, anche perché fino adesso erano abbastanza palesi. Devo ritornare indietro. Sì, sì. Ma guardate, potete trasportare. Non posso provare. Scusa, so che non so di là un cazzo, però a me il posto lì mi inquieta. No, la pallina te la sempre dietro. Ancora capito cos'è che ti terrorizza, che ti perché fa... non so perché solo in questo punto vibra e lo vedi che è fatto, sembra fatto strano come cosa lì che sembra rotto. Non però prova, forse vibra perché c'era la prova, può essere, però come con quella palla con una patatera semplice. Eh sì, sicuro, perché... Ah! C'eri te, no? Quando si doveva fare quello dei 9 quadrati che erano trappole che arrivavano e dovevi attivarle. Poi abbiamo scoperto che nella stanza più avanti c'era la soluzione dell'enigma. E tra le altre cose, momento spam! Tutti quelli che non sono passati ieri sera... Vi ricordiamo di recuperare la live che abbiamo fatto ieri sera perché sono i nostri... Talk show podcast che facciamo in sabato sera. O se ve lo perdete, me lo potete recuperare domani tranquillamente su YouTube. Però sì, ho capito perché ci sono arrivato. Andiamo giù. Giù per lo scarico. Comunque mi piace perché il nostro protagonista ha delle caviglie d'acciaio. Asta? No. Ah, c'è subito il boss così? Ok. Ah, schia, aspetta. Ok, bravo. Schiva e basta. E quello... Ah, lo schivi con il tempo indietro. Da che ne puoi distruggere quelle? Metti il coso e poi riavvolgi il tempo. Devi essere più avanti, vabbè.
Prova ad attaccarle. No. Però sembra che gli puoi fare qualcosa a quelli. Buonasera Simone! Questo mi sfugge qualcosa. Sì, molto un male cane. Sì, perché fa anche un male cane. Ma c'è per forza, ti fa vedere una cosa specifica e lì per forza è il sistema per evitarlo. Tanto dovrei farlo almeno due o tre volte questo. Ho troppo danno, devi capire, se non capisci il pattern questo ti disintegra. Puoi fare il parry. Mi sa che non gliel'hai fatto. Non so cosa che me lo dice. Sì, pure. Ah, fottitene, dai. Ah, può saltare su muri? Può saltare su muri quando... No. Ah, come hai fatto prima, scusami? Tra l'altro sì, però. Wow, non ho fatto troppi danni. Questo casomai abbassate anche. Come fai a fare quello? Perché rimbalza. No, t'ha preso. Non hai parato. Nel dubbio è il serpente di Naruto, ma sotto steroidi. No, anche quello di Naruto, ragazzi, è... vi ricordo che è uno degli animali leggendari, eh. Quindi, no, potremmo dire, è proprio quello di Naruto. Ah, perché a te prendi danno? No, perché ti devi mettere nella direzione in cui arrivano. Perché non ti pari? Perché ti fai colpire dalla coda. E quindi non hai il tempo, perché se non ti riprendi in aria, lui ti fa danno. Uno, due. Mi vuole ne puoi fare quattro. Quarta fase? Terza fase? Terza fa. Io questo non so come. Guarda. No, lì ci deve essere un modo. Siamo stronzi noi, Mirko. Per forza. Non può. Oh, puoi prenderle! Qui posso prenderle. Le prendi, sono sfere, mette scendono, le puoi mettere nel tuo coso dimensionale. No? Non li puoi passare quelli rossi. E 30, ti devi mettere R1 lì quando lui fa. Prova a prendere quella B. Guarda. Ti devi far colpire nella solita direzione, Mirko. Perché ogni boss avesse un attacco che sicuro shotta ma è difficile da evitare.
Sì, ma non è sorso, è un Metroidvania. Sarebbe frustrante e basta, perché se ti hai giocato bene fino a quel momento, ti dimentichi di quell'attacco e praticamente mandi a puttane tutto quello che hai fatto fino a quel momento, è un po' bruttino. In realtà l'ho sempre odiato io, i colpi che ti sciottano. Bravo, sono in tutta direzione, perché se no te ti devi spostare anche dalla direzione in cui vuoi parare. Schiva, schiva. Salta, para. Troppo presto. Sì. Beh, questo fa già anche abbastanza male, tra le altre cose. Non si è ricurato. Io questo devo capire. Schiva, schiva. Preso. Non ho sentito fare team. Comunque, che vi sembra della nuova grafica? Nuova, questo qua è l'inizio. Infatti penso che non se l'ha accorto nessuno, vero? Schiva quando ti pare, quando vuoi, eh. Davvero non vi siete accorti, scusatemi, della cornice completamente diversa? Ora va bene. Quindi la terza fase. Prossima volta, Andrea, metti freccette, altrimenti non si capisce. Scusa. Cercate di prenderlo. Ah, ha un inizio. Col cazzo. L'ha preso, porca puttana. Avada! Che vada! Mi curerei. Leva due blocchi tra l'altra cosa. La cambierà? Niente. Chissà se io... Devo prenditelo infatti. Quello non ho capito ancora come farlo. Stavolta l'avevo premuto benissimo, eh. Non ho fatto nessuna animazione in realtà. Ha fatto solo quello della schivata. E ora siamo fottuti. Lasciatelo però. Non potresti utilizzarlo. Infatti. Aspetta. Ti ricordo mai gioire in questi giochi. Ah. You are not the one.
Che senso? Entrambi di sangue reale? Giusto, il gioco si chiama Prince of Persia. I'm here to save a prince. Are you now? Let me show you. Quattro frecce celeste, regalo di Asa, onno, servono per attivare le costellazioni? Che senso? Quanto costa la mappa? Quanto in culo, cioè. Quanto più che altro quanto. Cioè. E il doppio salto non c'è ancora. A parte che non abbiamo preso ancora. Quanto in culo. E perfetto, uno a Monculi. Andiamo. Anche questo, ragazzi, è cosa buona e giusta. E sì, quel cazzo che ti dà un passaggio. Di sangue reale. Acquario. Ha finito. Ma c'ho solo da attivare. Ma se non mi ha dato nessun potere, io dove cazzo pretende che vada? O me lo dà di là? Non lo so, provare a parlare con lei. Eccolo lì, Mirko. Cioè, non sta a lanciare questo attualizzato di me. Matteo, tieni il grappino. Matteo, Mirko, no, Matteo, te è un coglione. Tipo lanci le costellazioni, sarebbe bello lanciare costellazioni. E ridagliela con il destino, è già stato scritto. Diamoci sta piuma. E stavolta prendiamo sicuramente non il doppio salto. Fatto il match, cioè sicuramente ce lo danno in fondo. Oh, ecco! Un salto. Fare un salto a mezz'aria. Non è caduto prima di arrivare al suolo. Ah! Ecco cosa serve per la cosa di prima. Aspetta, puoi frenare la caduta. Cioè, non c'è danni a caduta, non capisco perché dovrei. Marzo. Ah, è fatto, dai. Andiamo a prendere tutto quello che si sì, infatti. Fatta il muro sempre, però. Bello però il doppio salto. Oh, to. Io secondo me lui è Sargon.
Her evil deeds know no bounds, and one of them is unforgivable. A story I don't even want to remember. Huh. Between the two of us, I thought you were the fool. But I was wrong. Both can be true. You've helped me a great deal. What's your name? Call me Alcara. Thank you. Vecchio, vuoi un taglio alla barba? Per averci aiutato. Perché è fighissima la barba di lui? Perché bisogna tagliargliela? Ah, qui c'è tutto il giochettino. No! Sprinta e poi salta all'indietro. Ah, la facciamo come protagonista, ok. Oggetto trovato nella Tana di Azdaha. Preziosi gioielli, preziosa rinfusa. Non pensa mai alle sue vittime, lo ricordi? Pongo di no. Cosa sono io che possa potere di meno. Ok, sotto si muore. Questo l'abbiamo capito. Poi andate a guardare piano piano il lancio in giù. Oh, adesso sicuro che gioco su un cazzo io. Aspetta un attimo, anche vai un attimo sulla sinistra. Vedi che là c'è. Ok, no, volevo vedere, basta. Invece che come ho fatto io prima. Sinistra devi andare. Guarda sto problema. Ragazzi, io in questi giochi una cosa che adorerò sempre sarà il doppio salto. Qualcosa che va contro qualsiasi fisica esistente. Esatto. Fatta proprio nel nero. Nella Wolf Fog. C'è un buco lì. Ho visto male. Però come cazzo ci arrivi, scusami. Guarda un attimo la mappa, te la segna, vede? Ma mi sembra di aver visto un buco. Cosa? Forse fa. Ah no, è un coso sul muro. Non è un passaggio. Sarà di nuovo giovine. Qui come suori, sì. Qualunque fisica esistente, aspetta che chiedo a Tesla di farmi un jetpack ai piedi. Sì, ma comunque non funzionerebbe come il doppio salto. Devi puntare a questi qui fissi. Vai, comincio a saltare sopra di questo. Oh no, no. No, quello non è fisso. No, quello sulla sinistra fisso. Tanto lo vedi? Qual è? Quelli che scendono e quelli che stanno bloccati. Ma sto bug ha rotto un po' il cazzo. Ho l'impressione mia. Addirittura vanno in su. Devi trovare. Vai, comincia andare sotto. Devi trovare i pezzi giusti che scendono.
Ubisoft, però questa cosa va un attimino pacciata, eh? Perché può essere un po' frustrante se li buttare giù così, a cazzo. Un muro. Però continuiamo a vedere cosa succede se andiamo verso il su. Questo è possibile. Esatto. Mettici R1. Però che tutte le volte fai quello che lo faccio anch'io, ma purtroppo non attacca dove la pensiamo noi. Ora dove siamo? Almeno ti può andare a vedere quello che si è visto prima. Già. Ora che ci sei. Per esempio, che vedi cosa un doppio salto, che cazzo si potrebbe servire? Io non credo. Perché questo ancora non si è capito che. Andiamo a vedere. Ora diamo il doppio salto, però. Però è strano perché fino adesso non erano roba che non potessi fare perché ti mancava un potere, mettiamola così. Era qualcosa intrinseca della zona. Forse poteva fare il doppio salto e cascare. Non so, quello lì mi dà il senso che tu lo devi premere. Vai a rimontare sulle pedane. Questa è sulle pedane. Sopra, vai sopra. Sopra, sopra. Doppio salto e poi vai in giù. Con l'attacco a terra. No. Mi sta sfuggendo qualcosa. Perché non penso che non ci sa e che non abbiamo capito come farlo. Perché nel mondo delle ombre non c'è niente di diverso. Aspetta, metti un tuo clone qui. E ti vai di là. E guarda il tuo clone. No. E poi non è il tuo clone, in realtà è semplicemente dove riavvolgere il tempo. Le statue sembrano dei bodyguard, infatti guardavo se c'è un indizio, erano nelle statue. Invece no. E di solito l'indizio è nella stanza. Buonasera. Sul legno prova. Legno? Che senso sul legno? No.
Perché state? Guardano come se ci dovessi mettere qualcosa lì. Infatti. Ti ho detto, proviamo adesso col doppio salto a fare la cosa più scema possibile. Salta là sopra, sprinta, doppio salto e cascata impicchiata. Pensiamo alle cose più banali. Ovviamente beccando il centro. Voglio provare la, perché vedi la luce illumina lì. No. Anche perché noi non possiamo proprio duplicarci. Prova a rimanerci per un tot di tempo. Nel coso dell'ombra non c'è niente. Ma ti aveva già dato schiacciato? E quando si illumina, se sei nei paradi ti uccide comunque. Senti, o ho un'idea sbagliata o non prendiamo a modo il pulsante, cioè il piedistallo. Ma il piedistallo prenderlo, prendo. Prima non l'hai preso. Tipo adesso sei tipo un chilometro a destra. Ora l'hai preso. Non è che vanno rallentate o fermate. E come? Me le rallenti, Simone? Hai ragione, ma non c'è qualcosa che rallenta il tempo. Non so, a me in realtà, ragazzi, quelli che mi puzzano sono i due guardiani dietro. Ma infatti, allora ragazzi, diamo per scontato che è un pulsante. Non è detto che sia un pulsante. Quello che sappiamo che la luce è lì. È ritornato Legend. No, Mirko. È troppo il millesimo. Due statue e un fascio di luce che illumina lì. Più che cosa sembra che bisogna metterci qualcosa. Vabbè, se cosa dovrebbe essere parte della stanza, non ha senso. Anche perché con B qui non c'è niente nascosto, infatti. Gli enigmi dato sono spesso e volentieri qui. Non è detto, perché poi quel lato si è visto le soluzioni era in un'altra stanza. Quindi non è vero. Non è che... Ma potevi fare con tutta la roba che era presente in quella. Non è che... Ok. Si basa tutto sui poteri. Quella pedane. Quindi secondo me ci manca un potere che tira qualcosa. No. Cioè c'è già. È quello che chiappi in affare e lo tiri. Però l'abbiamo già provato, no?
Quello di tirarci qualcosa lì. Sì, si è già fatto. Proviamo a rifarlo, andiamo a prendere, proviamo a ritare a lanciarci, forse ce l'abbiamo lanciato male, non te lo so dire. Ah, è vero, mettiti sopra. Quando i tipi ti attaccano, che metti sicuro di esserci sopra, salti, doppio salto, fai cosa che tanto ti tiene a mezz'aria, medico, quello della B, e ce lo lanci. Proviamo. Sto andando a caso, letteralmente, come si fa sempre negli enigmi dei videogiochi. Andiamo a... Oh, sono le 20 e 10, non me lo dite. Non capisco. E dai. Ah. Yeah, che c'è? Soluzioni? Hai provato? Niente? Nico? Provato di tutto, non... Ah, niente, andiamo avanti. Non c'è dando un cazzo. Se non ci viene la soluzione vuol dire che, come ha detto il ragazzo, o ci manca qualcosa o siamo stupidi. Una delle due. Sposta... O sicuramente, come al solito, è qualcosa di così estremamente palese che non riusciamo a vederlo. Sì, infatti, secondo me manca un potere, più forte. Che maffano? Allora. Tanto c'è sempre da guardare anche qualcosa qua sopra. Mm? Vado in mano. Solo un attimo. Ok, sono un coglione. Mi spiego, quando gioco a Metroidvania, purtroppo io... ho l'abitudine, se sono bidimensionale, di utilizzare il D-pad. Sì, infatti di solito è una cosa che si fa nel game, quindi... Ma sì, ma davvero?
Ah, aspetta. Ah. Sì, però... No! Allora, poi dopo è uguale. E sto cercando di capire, Mirko. Stesso discorso di quelle. Eh no, però se muori come cazzo... Hai ragione. No, lei è molto rubato. Eh sì. Devo pigiarlo subito. Ah, ok. Mi sto domandando come riesco a fare questo. La domanda è... Non lo... La domanda è... Sì. La domanda è... Non lo so. Ok. Devo dirsi... Beh... No, chi è che indossava la cravatta da me lo squalo? La risposta è sì. Ok. La domanda è se rimarrà bloccato su quelli lì. Probabile. Nel prossimo. No, se ci sto riuscito io ci riesci anche te. Puntini, 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 cosa vuol dire? Non mi pare convinto di questa cosa che ho appena detto. E questo dovrebbe essere uno shortcut. È vero. Comunque ha ragione Legend. Ora, a parte questo che abbiamo scoperto che non ce la facciamo. Ora effettivamente possiamo recuperare anche un botto di roba volendo. Ma mentre siamo qua, andiamo a vedere. Non c'è lì. Aspetta, e quindi? Come... Quanto si senti? Io... Quindi non è possibile. Anche al massimo salto, ragazzi. No, quindi no. Ok. Questo non lo facciamo sempre. Ogni volta abbiamo una cosa del genere. Si va all'inizio. Vediamo se si può fare qualcosa. Dove è sempre la CC Boots? Io non lo so, non si arrivare sopra. Posso il portale. Non mi sembra di vederci. Infatti non l'abbiamo ancora.
Quindi c'è ancora un potere davvero. Oh, l'ultimo. No, in realtà secondo me sapete cosa comincio a sospettare conoscendo questi giochi. Volete ridere? Secondo me non serve più un potere. Secondo me lo sapete cos'è l'ultima? Si sfida lui. Probabile. È arrivato a un certo punto del gioco. Forse sbloccato dopo. O addirittura endgame. Perché okay. Vai, hai sfidato tutti, non muore, tutti gli immortali. Ora sfida. Esatto. Secondo me è quello. Poi non è detto, potrebbe esserci un altro potere. Senti, o c'è il potere di fermare il tempo per un tot, o non so assolutamente come fare quello di prima. Perché i guardiani che guardano la luce è chiaramente un indizio. Dato che si spigliano sempre. Questo ancora non ci dicono come poterla fare. E questo non sa una cosa. Vedi che ci sarà, noi ci sarà qualcos'altro più baciato. Manda. Amuleti, noi abbiamo equipaggiato questo che è? Danza di spade. No, che fa il forte attacco. Poi questo è già. No, questo è più questo due. È bravo. E abbiamo questo, tanto una piccola parte dei danni subiti in atra accumulata. Mi ha messo questo, perché mi ha messo? Questo li raccoglie cose a distanza, che questo penso neanche lo puoi potenziare. Questo sono sicuro che è al massimo. Scusami, sì. Ti porto via la fucile. Allora, cosa abbiamo? Questo non lo utilizziamo. Questo no. No. Perché questo l'abbiamo più uno? Ah, no. Forse lo porteresti a più uno. Questo ce l'abbiamo in realtà. Ah, c'è il danza di spada allora. Lo potenziamo? Pensavo che non lo potenziasse questo. Non so se esista la possibilità di portare un arrivi a fine 5, ma cioè. Sì sì, no, ma che quello ci arrivasse che hai. Ah, tanto vale, mettiamoci qui. Io non so perché lo teniamo. Io non so tutto mettere quello che potenzia le frecce al posto di me. È un più uno? Ah sì, ok. Sì. A sto punto capisco. Io non sapevo neanche di che ci fosse le. Ragazzi, ma per avete ragione, quello di potenziare l'arco, vero? Ma che tanto volendo quella roba la rifacciamo in mostri, non è che sconfitta. No, appena prendiamo la seconda cosa di targhetta, sì, indubbiamente i soldi poi vanno per potenziare l'arco, ma fin tanto che l'arco no, è giù a farlo all'albero. L'albero è di qua. E fin tanto che non ce ne abbiamo due, sorella, sì. Allora, preti, leviamo quello e metti su quello punto. Sto. Ed è skippato il potere che serve a Legend. Il triplo salto. No, che cacchio serve. Ah no, come potere tirare i soldati che combattono al posto mio. Ma no, guarda bene. Però fanno pure parkour al posto mio. Bravo. Oh, vuole fare l'evocatore. Aspetta. Giusto, anche da un po' per non. Mirko, che Mirko apprezza questa cosa. L'invocazione è sempre l'unica via.
perché nemmeno la morte ti potrà salvare da me. La andiamo a portare. Ma guarda, proprio tu. Dicevo che poi guardate, qui c'è un altro pezzo nero sopra, se ci ho fatto caso. Per brutti versi non lo sto dicendo. Non mi ricordo che fosse solo quei pezzi bruttissimi. È qualcuno che lo sa, lo sa. Lieve diminuzione dei danni da ossione. Che qua già non è. Questa sarebbe la seconda di dove vai. Oh. Hai paura dei soldi. Frammenti del tempo. E che cazzo. Rispunzo. Ah, no, allora sembra più una merda. Ottimo. Ok, quindi noi bisogna andare in alto là. Quindi... E qua. Quindi... Porno time! Very nice, she's a child. Amicia. Shows a one. Money. Ah, andiamo un po'. Dov'è sto cazzo di cosa là sopra? Là. E tra l'altro, guardiamo di nuovo la mappa. Che infatti ti conviene fare prima questa parte qua che è chiusa. E poi andare di qua perché poi va di dietro di là. Ok. Allora dimmi quello che devo fare. E io non lo faccio. Perché ragazzi, sempre è buono lì. È buono lì, perché non vuole? Ah, quello che ci sarà la moneta nuova. Bischero. Tarallo, un bischero. Tra l'altro non so ancora, è un po' che non so, ho un altro coso da... Dai, hai bevuto un pochino. Ecco come si montava qui. Ti ha preso benissimo, direi. Oh, però devono essere due di sti cori. Non so le tempistiche di voi. Poi uno. E poi è potenziata la moneta e la freccia, ma se non sbaglio non l'ha equipaggiato. No, si sì, si è messo. Però che sono pazzo, eh? Allora, questo è molto così. Questo fai così, poi ti salti, sprint, cioè cosa, passi là, ti spinti indietro, ti salti su. Salta. Doppio salto sulla gege. Poi li sprinti indietro e ci rimonti sopra.
lo faccio così. No, sprint l'ho fatto dopo io. Ah beh, aspetta, va bene, importante che l'ho fatto. Copia? Io avrei detto copia sopra. E invece. Ok, questo fino a qui ci arrivo. Perché io c'è quasi sotto però? Se sbagli? No. Ah, sì, è un'altra strada. Ci arrivo, no. C'è gli spuntoni. E come era messa la grafica di cosa sembrava che ci fosse no, una parte. L'ho visto prima. Ah, ok, devo usare R1. Proprio? Probabile. Qualcosa mi dice che a Legend gli piace il potere della copia. Me lo propone sempre. Oh no. No. Scusate. E niente, quando ci metto l'analogico il mio cervello si ingrippa, scusate. A me piacciono tutti i poteri che rendono il gioco stupido. E poi se quello che vuoi è un attacco shottante del boss. Perché è stupido effettivamente un boss con la capo shotta. Comunque Andrea, non c'è problema se te stai sul muro, esatto, è così. Lo so, mi ho paura. No, era per dirti che già. Vedi, fare la caduta libera e poi fare il salto per rimontare sul primo e poi fare là e più piano ritorni sopra. Sì, Mico, se lo puoi dire, se non lo faccio. Per me quello che hai appena detto era semplicemente i deliri di un folle. Caduta libera, attenti di puntare direttamente verso sinistra, verso destra dove c'è la moneta. Così che sì, è uguale, Mico, me lo devo avere io nelle mani. Dio, ascolto, stronzo che non sei altro! Fanculati! Oh! Guarda! Noi abbiamo poteri broken, i boss meritano poteri broken, ma noi non abbiamo poteri broken! Cioè, poteri broken abbiamo in questo Prince of Persia. Anzi, da un punto di. Come si dice, di vista bellico, facciamo anche letteralmente un po' schifo. Lo più usato è teleport. Beh, in confronto a loro che hanno l'arma immortali. Allora, hai detto scendo puntando verso destra. E quando sei sulla piattaforma che è del fuori, pigi il salto e ci monti sopra e poi pian piano risali su.
Ma devi fare il giro di prima, al contrario. Ora c'è solo un problema. Devo venire in qua però. Questo è difficile, eh? Almeno per me. Perché te hai contato solo prenderlo. Sono da tornare lì ora io. Posso curarmi qui? No. Si è decisamente entrato in panico. Yeah. Hai bisogno di tutto, frecce, cazzi, sbagli, ammazzi. No. Ali? No, non mi ricordavo più qual era il tasto per mettere la auto. Manca uno sprint. Perché ora arrivare lì tra virgolette è semplice. Però se scusa, io mi dimentico sempre il cazzo di il cazzo bubbo. Pensa che la mossa che mi può fare utilizzare sempre il tipo è la mossa che mi garba meno di tutto questo gioco. Ovvio, perché no, più che altro è che non mi rimane impresso questa cosa qua. No, sono un coglione, non devo sprintare perché mi serve sotto. Allora, finalmente il 30% delle mosse di boss possono essere schivate con il teleport. Il potere del serpente, se mettevi la papa prima, correvi nella direzione. No, perché lasciava la scia di cristalli rossi. Alla seconda fase no. No, la seconda fase perché faceva due volte il raggio. No, 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 infatti dicevo la seconda fase c'era il coso, poi c'era il primo. E già la terza fase, Mirko. No, no, infatti ti stavo dando ragione. Quindi in quello non lo. Cioè, o almeno. Non credo, visto che la perché era tanto proprio. Quindi quello non lo so, infatti quello che facevo io era per minimizzare i danni, perché come si chiama? Il cosa sto facendo? Il laserone fa un botto di danno. I cristalli invece fanno quasi un cazzo, quindi ti conviene letteralmente evitarti il laserone per andare a finire sui cristalli, ma dannolo più lo stesso. Dovevi teleportarti un sacco prima e non so se c'è il tempo di fare. Però qui io proprio non ho più lo sprint e come arrivo giù? Oh no. Cosa che testo di più? Devi fare il salto in caduta. No.
di fare questo. Quando arrivi qui, devi mettere la tua copia qui sopra, perché almeno poi puoi fare il coso, ti rimonti sopra, ti ricarichi lo sprint e quindi hai poi tutta la tua, come si chiama? No, beh, quello che ma... anch'io che col giusto tempismo il danno non lo pigli. Dove? Con il cippetto, sono abbastanza sicuro che tutti i boss di questo gioco, se li studi bene, cazzo ti vale, puoi fare. Ragazzi, le mosse imparabili erano degli anni 80-90. Erano messe apposta perché tu dovevi morire perché erano cabinati e quindi non tu capisci a me, devo mangiare. Ma la puttana di tua madre, gioco, eh? La conosci quella gran troiona? Eh? Di chi era l'idea del cazzo di venire da questa parte? Ah, giusto, di mio fratello. L'idea del cazzo, sono sempre su. L'ho preso? Cioè, che non lo so. Oh no! Ma perché sono in questa versione? Oh no, dimmi che non me l'ha preso perché è vero, non puoi riavvolgere. No, devi appena quando scendi, appena cosa devi fare il doppio salto per ritornare su. No, io devo venire. Devo prendere lì. Io devo riuscire a, quando scendo di qua, a cascare a aggrapparmi uno di questi. Sta troiata però di meccanica che ti leva la moneta, si riavvolge quando ti mette quasi palesemente degli enigmi in cui ti serve. Perché sennò banalmente le sette città, cioè avrebbe cittato per fare la roba. Assolutamente. Potrei anche dire. Ok. Poi non mi conviene più andare in là o qua? Bella domanda. Là non so cosa c'è. Certo che dove non funzionano le cose. Ma più che altro io ce la faccio a tornare indietro di là. Poi qui devo fare i soliti giochini.
questo pezzo è un casino assurdo. Non lo so. No, ma anche e non sappiamo ancora cosa fa per andare di là, eh. Sì, io però se non... vabbè, qui sono un po' stronzo io. Devo vedere di là, poi si ripensa alla moneta. Sì, ma faccio tutto quello che mi pare, ma sì, Andrea, sei proprio uno stronzo. Grazie Simone. Cosa? Beh, condiviso. Cosa faccio? Non capisco io lì. Devo passare. Però non posso sprintare. O forse devo scendere. Beh, sei attaccato quando è cosa sprinti in avanti e poi salti indietro. Eh sì, poi mi metto una scopa in culo. È facile quando non hai il joypad e Banner. Però se devi fare così, che cazzo devo dire, Andrea? Ah, sono due! Quindi sì, c'è un modo per forza di ritornare indietro. E uno di voi mi piacciono i giochi di carte. A me, ma la troia cotacchia spillo. Ma sono troppo competitivo. Comunque, perché? Sono appena dimenticato come si fa il primo pezzo. Bravo, Andrea. Provato Legend of Runeterra? È quella di League of Legend. Hanno fatto proprio anche il gioco di carte adesso. Sì, mica è Don Mokic. Legend, c'è solo un problema di quello che hai detto te. Noi siamo scuola Blizzard. Ok, quindi noi fino a qui ci siamo, io ora devo tornare indietro, giusto? Così, salta sulla sinistra e la fai il giochino che ho fatto prima. Ah, e una presa. La seconda devi rifare come ha fatto adesso, perché fino al gancio ci sei arrivato. Le altre analisi. Ah, banalmente, allora, a parte il fatto che se è gioco magari più a Hearthstone, perché mi piace più il... più che mi piace di più sarei stupido, perché sono abbastanza ignorante della lore di Runeterra, anche se so che è molto figa. Ci piace l'anime. Però, cioè, essendo abbastanza ignorante di questo, mi piace molto di più, cioè mi affascina di più Hearthstone. Perché almeno so di cosa sto parlando, so di cosa sto parlando. Però, boh, a me i giochi di carte sono uno che ci si appassiona un sacco. No! Come? Come ho fatto a attivare? Ho fatto un po' anche io, un po' di Yu-Gi-Oh! Poi in modo clandestino anche Magic. In modo clandestino. Sì, nel senso che non ho mai speso un centesimo per Magic, ma ci ho giocato. Matteo mi pare era anche uno bravo, faceva i tornei. E, però il problema mio è che sono troppo competitivo, quindi sono quello che spenderebbe veramente, non so, i miei reni e quelli di mio fratello per le carte. Perché? Che lo so te è venuto istantaneo. Ti prego dimmi che però uno dei due me l'ha lasciato. Oh, uno dei due si te la lascia per forza.
Questo è sicuro al 100%. Sì, di solito quella serie le salva quando muoio. E cioè, ripeto, sono troppo competitivo, quindi quelle cose lì mi risultano impraticabili, cioè, perché se gioco a quello perdo un rene, non voglio. Sono un po' come un ludopatico consapevole, cioè, so che ci spenderei troppo e non mi sembra a caso. Devo andare a controllare, ragazzi, scusatemi. Perché come ho sempre la fobia di livello, è successo quando si era lasciata la live e l'abbiamo ristartata, abbiamo dovuto rifare tutto. Per esempio, un gioco di carte che so che sta andando veramente un botto è coso, Marvel Snap, per esempio. Sì, cioè quello, se no c'è anche quello che ora ha tirato fuori la Disney con la sua, che anche quello sta andando abbastanza bene come gioco di carte. Perché? Vabbè, importante visto lì. Io, ragazzi, l'unico gioco di carte che mi aveva leggermente appassionato è stato solo Yu-Gi-Oh! Vabbè, che lì si guardava l'anime. Sì, infatti l'ho detto. Però solo quello, e poi dopo che hanno praticamente sminchiato e distrutto anche quello, ho fatto va bene, basta. Vuol dire che il mondo, ragazzi, ho provato anche a farmi piacere il Gwent di The Witcher 3. La mia testa ha detto: se non ti fa piacere, cioè se non ti piace neanche questo, lascia perdere. Infatti Gwent è stata la cosa più noiosa. Non piace proprio. Sì, no, ma infatti dicevo che comunque ora i giochi di carte stanno avendo una bella rimpennata. La troia! Diciamo che al momento in cui prenderò del collezionismo 2.0 e il fatto appunto che c'è un certo. Ora il mercato delle carte, se imbocchi bene, veramente puoi farci un botto di soldi. Sta arrivando veramente una seconda vita il gioco di carte. Ah no, è vero, c'è un gioco di carte che mi piace. Per amico mi picchierà. È un gioco di carte, quindi non mi puoi rompere con io. Matchkick. Anche se anche quello è diventato tipo molto bulimico. Poi non mi puoi rompere con io. Aspetta, vecchi in meta, questi attuali attualmente. Io questi qui nuovi non. Cioè, non mi sono neanche avvicinato, quindi non ti saprei neanche lì. Però vabbè, poi alla fine. No! Alla fine le meccaniche sono sempre quelle. Sì, te l'ha data più una moneta di 6. Non mi ha finito fa tempo quando quello che mi ha aiutato troppo. No! Stavo per tirarti una di quelle cappucciate che tu non hai idea. Oddio. E ce n'ha ancora due nascoste in questa zona. Ok. Io una volta avevo un pancreas, un fegato e una calma quasi divina. Poi ho incontrato mio fratello. Allora. Quindi. No, ma qui ci si esce però. Attenzione, Mirko. Guarda bene. Qui ci esci. Allora devi andare dalla porta verde laggiù. Alla porta verde. La porta. Perché a noi ci piace la fega. Ma anche tu passi il tuo tempo a fare il necro con le lingue. Non male, ragazzi, un soffro di cuore. Se no streamer muore in live. Terzo epico finito malissimo.
Reacono 80 battiti al secondo, sì, più o meno. Ah, questo è quello con il coso. Ah, e vado su. Quello che mi puzza costantemente di questo coso è che puoi muoverti. E probabilmente può anche andare più su. No. Dunque, Pinocchietto di merda. Tipo che non faccio un buco, o qualcosa, o tipo una solo una cosa che. No, bastava anche un buco nero che te magari poi qualcosa si. Meglio c'è un arco e via, senza sta a fattici a buttartici troppo i coglioni. Ma mi prendi un giro? Salve. Come va? Tutto bene? Aspetta. Sì, lo è, va. Non so se riusciamo a trovare un albero. Fratello, un no. Pischero. Quindi, come al solito, il danno fatto è irreparabile. Vabbè, ma sei bravissimo. Darius, il re dei re, è stato scelto da Simur. Darius, il re dei re, incarna il volere divino. La sua parola è legge. Darius, il re dei re, l'avete capito, il re dei re, ha espanso i confini del regno. Darius, il re dei re, ha accolto studiosi di ogni disciplina tra queste mura. Darius, il re dei re, ha uniformato pesi e misure per facilitare il commercio tra i popoli, che in realtà questa è stata una cosa intelligente. Darius, il re dei re, ha mappato le terre, il mare e il cielo. Darius, il re dei re, ha costruito strade da capo all'altro del regno, anche questa è una mossa intelligente. Darius, il re dei re, ha portato la pace e la prosperità in tutto il regno. E che la saggezza di re Darius illumini per sempre il popolo persiano. Che il suo nome riecheggi nella remota Mundraia alle rive dell'Indo. Perché Darius è il re dei re. Hashtag re dei re. Tinculito. E basta con le frecce. E che cazzo? Prendi in giro. Cazzo. Hai? Sono veramente un sacco male. Infatti poi mi curerei. Sono donne, per forza, non per il cazzo, sì. Dissocio. Beh, che ormai sappiamo tutti benissimo quanto mio fratello sia un bianco maschio etero. Cisgender con problemi di monocultura, però cosa fa, scusami, un cazzo, da chi apre la porta di qua? Yes, indeed. Ora noi sappiamo che però l'albero è in su. Ah no, questo è chiuso, è un cazzo aperto, scusami. La troia! No. La borra! Che cazzo! Dove sta l'albero di qua? Guardate, se mi vedete un po' tirare a diritto perché siamo vicini alla fine, preferisco fare questo. I've been here so long, alone, just waiting. So many strange sounds. I
I knew the king before King Darius. What was he like? Very different than Darius. He enjoyed war. Well, I understood King Darius to have a sharp mind for strategy. Yes, but he didn't enjoy war. There is more success with treaties than spears. Lui aveva capito dove spostare la nuova guerra. Commercio, ragazzi. Come le guerre di adesso. Ormai le guerre, quelle fisiche, quelle che si fanno con le armi, ragazzi, nel tempo moderno, è solamente un retaggio della stupidità umana. Perché, ragazzi, il vero guerre adesso si svolgono con i soldi e con la conoscenza. Sono quelle le vere guerre che dovrebbero esserci nel mondo moderno. Tra aziende e roba del genere. Quelle guerre fisiche con le armi, per me, cioè, continua a essere stupido ancora oggi mostrare quanto ancora siamo rimasti ancorati a cose che dovrebbero scomparire. Ci professiamo sempre, prego. Ci professiamo. Professiamo sempre. La civiltà è andata avanti. Siamo andati avanti. In molte cose siamo rimasti sempre molto indietro. E paradossalmente, volete ridere tantissimo? È bello come negli anni, penso tutti, ci siamo cresciuti con la nomea del Medioevo, che erano tutti dei caproni, che erano tutti stupidi, analfabeti, è vero, perché l'analfabetizzazione è venuta molto più avanti, non funziona tanto bene vedendo come parlo io, ma comunque è venuta molto più avanti, però... Vi rendete conto che molte cose che noi additavamo al Medioevo erano false? Ma il paradosso è che quelle stronzate le stiamo creando realmente adesso, quando non ha senso che esista una cosa del genere. Hai visto? Bellini, nuovi loghi più puliti, più... Comunque, visto che tanto vi conosco, non cacate mai queste cose, ma io lo faccio solo per pulizia, perché ogni tanto, come le porte di Hogwarts, anzi le scale di Hogwarts, a noi... Piace cambiare. Quindi diciamo che questa è Fratello di Gamepad 3.0. Perché ragazzi, noi siamo... Grazie ai vostri... 3.0. Grazie ragazzi, con i vostri soldi noi stiamo mettendo da parte i mezzi professionali, perché la qualità prima di tutto su questo canale. E se anche tu vuoi donarci i tuoi soldi per far aumentare i mezzi professionali, per portarvi roba di qualità, noi ci vediamo domani. Perché ricordatevi che io sono Andrea... Lui e Mirko, conosciuti come fratelli di Gamepad su web. E noi ci vediamo alla prossima.